L'associazione La Tazza Blu è animata da due genitori che sono qui con noi oggi, Rocchina e Francesco. Cosa significa per voi poter fare prevenzione e spiegare ai ragazzi come regolarsi di fronte a situazioni di difficoltà? Spiegare ai ragazzi noi forse non siamo in grado. Possiamo dire invece che è importante parlarne per aiutarli a riconoscere i pensieri che li attraversano, perché nostra figlia ci ha scritto "non so perché lo faccio", e quindi lei però le parole le conosceva ma non ha trovato il modo di esprimerle, non l'ha riconosciuti, pensiamo, i suoi pensieri. Ecco, in giorni, situazioni come queste in cui la comunicazione sembra essere tutto, la difficoltà per i ragazzi e forse anche per i genitori è proprio di trovare le parole e superare magari le tecnologie, tornare ad essere umani. Superare le tecnologie è impossibile. Oggi le tecnologie sono ovunque e non possiamo toglierle ai nostri ragazzi sicuramente. Noi non possiamo neanche pretendere, noi due, di aiutare qualcuno. Noi possiamo solo farci promotori di attività che coinvolgano degli esperti proprio nell'aiutarci nell'aiutare a magari a scollegare un attimo questi ragazzi dalle tecnologie e comunicare, sempre che siano le tecnologie il problema. Noi non lo sappiamo.